Per me, 1 e 2. Chi parte? Per Vinci sempre tu. Parto te. io. Buongiorno, direttrice, che vinci sempre. Siamo in Buongiorno. diretta con i nostri ascoltatori, amici di Casa Massima Web, con la nostra rassegna stampa in questo giovedì 27 giugno. 27 giugno che sembra autunnale. A me sta anche bene così, bello ventilato, non Anche a si suda. me, ti dirò. Partiamo con i nostri giornali, Repubblica, Gazzetta del Mezzogiorno, Corriere della Sera, Giornale e Il Foglio di Giuliano Ferrara. Infatti, Ormai ribattezzato il mio preferito. Non per Ferrara, attenzione. insomma, Sottolineiamo. entrare nelle tue grazie non è sempre così semplice. Partiamo con la... Intanto ringraziamo Macchia Nera, le dico la Macchia Nera Sì, di amici Ottobrefisso che dell'edicola Macchia ci Nera, offre la possibilità di leggere tutti questi giornali. via salvo d'acquisto qui a Casa Massima. Partiamo con la Gazzetta del Mezzogiorno, in prima, come sempre, la politica, piano lavoro con nuove tasse, questo è il titolo. Occhiello, agevolazioni per i disoccupati, mozione unitaria PD-PDL sui caccia F-35, no all'acquisto senza l'ok del Parlamento. Obiettivo 200.000 posti, ma non si esclude l'aumento dell'acconto IRPEF. Slitta il rialzo IVA, bolli già più pesanti, prelievo sulle sigarette elettroniche. Riso amaro nel paese della grande bellezza, questo è il titolo dell'editoriale a firma di Oscar Iarussi. In effetti, slitta il rincaro dell'IVA, ma ci saranno dall'autunno una serie di rincari, appunto l'acconto IRPEF, i bolli. Le sigarette elettroniche, quindi in qualche modo la pressione fiscale comunque aumenta. Infatti si parla di nuove tasse, piano lavoro con nuove tasse sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Anche Repubblica riprende in prima questa notizia, altre tasse per il rinvio dell'IVA. Piano lavoro da 200.000 posti, Berlusconi da Napolitano, sostegno a Letta. Slitta di 3 mesi il ritocco dell'imposta, si parla appunto dell'IVA. Per la copertura aumentano gli acconti IRPEF, IRES, rincarano anche le accise sulle sigarette elettroniche. Vediamo invece da te, c'è tutt'altro titolo per il giornale, no? Beh sì, il giornale titola Politico, l'incontro con Napolitano, Berlusconi pronto a tutto, il leader PDL indica il colle e le condizioni per proseguire la legislatura e confermare l'appoggio al governo. E poi riprende il discorso dell'IVA, stoppa l'aumento dell'IVA e incentivi al lavoro, ma è vittoria a metà. Ora però non ipotecate le nostre tredicesime, le tasse verranno al pettine, c'è un fondo di Francesco Forte, leggo giusto l'inizio, la situazione economica è difficile, il governo si deve barcamenare, ma il provvedimento per i giovani tra i 18 e i 29 anni, varato dal Consiglio dei Ministri con una dotazione di 1,3 miliardi, è veramente poco comprensibile. Come è poco comprensibile il rinvio di un trimestre dell'aumento dell'IVA di un punto che il Ministro dell'Economia Saccomanni giustifica con la necessità di studiare le coperture. È possibile, si chiede Forte, che ci vogliano tanti mesi per prevedere se una spesa o un esonero fiscale si può tagliare o no? Poi a pagina 6 del giornale, attenzione in aula, gli F-35 tengono banco, la crisi non decolla, la maggioranza si ricompatta. Alla Camera passa la mozione condivisa di PDL, Democratici e Scelta Civica. Si farà una nuova verifica sui costi, bocciata la richiesta di stop da parte di SEL e Movimento 5 Stelle. E poi ovviamente c'è una lunga disamina sulla situazione con un riferimento a firma di Livio Caputo, demagogia inutile, senza quegli aerei l'Italia va in serie C. L'industria della difesa è un pilastro della nostra economia, dobbiamo restare partner affidabili, perché ovviamente il riferimento non è a quello che l'Italia può fare da sola nell'ambito del programma F-35, ma quello che sta facendo insieme agli altri partner internazionali, per cui non siamo da soli, abbiamo già stanziato questi soldi e venir meno significherebbe una serie di conseguenze, ma queste poi le rinviamo alla lettura del giornale. Il foglio, come dicevamo, di Giuliano Ferrara, questa mattina apre con le trattative di Ingroia.
Inchiesta su un ex partigiano che voleva fare troppi lavori e che ha costruito la sua scarsa fortuna politica sul circo mediatico. I dettagli della carriera che Marco Dettaglio, sarebbe Marco Travaglio, non vi racconterà mai. E poi il fondo. Il tesoro nega i trucchi sui derivati e difende i nostri tecnobanchieri. Le ricordiamo che ieri mattina Repubblica ha aperto con l'economia, mentre tutti i giornali ovviamente aprivano con la condanna di Berlusconi. C'era una inchiesta, uno scoop di Repubblica che a livello internazionale era stato dato solo ed esclusivamente da Financial Times, che raccontava di quanto sia preoccupante la scadenza di tutti i derivati, dei contratti ristrutturati del debito pubblico con una serie di carte straccia, con la conclusione che potevano essere a rischio 8 miliardi del nostro debito. E quindi stamattina schizzi di fango greco, lo scoop di Financial Times e di Repubblica, come dicevamo, su presunti magheggi di Prodi, Draghi e compagni per entrare nell'euro incombe sui vertici UE di oggi. Questo è un argomento che se noi non affrontiamo con una certa attenzione, ricoprendo una certa importanza, ci ritroveremo, come scrivevo ieri, in mutande, prima ancora che parlare delle mutande di Berlusconi, insomma. Corriere della Sera, ti do giusto l'ultima sull'apertura della prima pagina, rinvio IVA, sale l'accordo IPEF, un'ossessione, a firma di Michele di Janis, un'ossessione trasversale e poi fa una serie di riferimenti ovviamente alle varie paludi politiche, gli anticipi e posticipi dei tagli della spesa, eccetera, eccetera. Vediamo dopo il Corriere del Mezzogiorno. Andiamo su Repubblica Bari, si parla di castelli e musei. La protesta nazionale avrà forti ripercussioni, saranno bloccate le visite. E a Bari scoppia la guerra dei teatri. Il blackout di castelli e musei, bilanci in rosso, domani stop di 2 ore. Siamo allo stremo. Leggiamo proprio le prime righe. Castelli, musei, siti archeologici, biblioteche, archivi nazionali e uffici della soprintendenza saranno chiusi domani in Puglia dalle 11.30 alle 13.30, poche ore ma necessarie per lanciare un segnale forte sullo stato di abbandono dei beni culturali. Inevitabili i disagi per i visitatori, quasi tutti i simboli culturali della Puglia hanno aderito alla mobilitazione nazionale. La notizia viene ripresa anche all'interno della cronaca Bari, la cultura in crisi, beni culturali, profondo rosso, domani chiusi per 2 ore, castelli e musei, sindacati in rivolta, siamo allo stremo, la CGIL denuncia scarsa pulizia, manca anche la carta igienica nei bagni. E poi abbiamo anche la polemica legata ai teatri, ai piccoli enti che protestano, ci dice Repubblica, protestano i piccoli enti che a fine anno vedranno scadere la convenzione col municipio. Le compagnie teatrali restano a secco. Perché tutto in scena al Petruzzelli? Questo è il virgolettato che riprende Repubblica. E poi ci sono delle foto appunto che riprendono i nostri luoghi della cultura, per esempio gli scavi di Egnazia nel Brindisino, Canne e poi il Castello Svevo. E ci dice, in merito al Castello Svevo, ci dice Repubblica, la soprintendenza ha un debito di 150.000 euro. Ecco, da quei luoghi della cultura, per esempio, hanno escluso completamente, adesso provocherò qualcuno, il Teatro Margherita. Andiamo al Corriere del Mezzogiorno, come ti dicevo, e c'è qualcosa che riguarda la cronaca. Ville abusive vanno demolite, muri sul mare, scogliere danneggiate, ne avevamo già parlato un paio di settimane fa, scattano 500 condanne. Praticamente dal lungomare che si sviluppa tra mare e monopoli, ci sono tutte queste, sono almeno 300 ville abusive che sono a poca distanza, 200 metri dal mare, costruite in violazione delle norme paesaggistiche. A firma di Vincenzo Damiani, pagina 7 del Corriere del Mezzogiorno. E poi c'è, torniamo un attimo sulla politica, il PD comincia a parlare di primarie in vista delle votazioni, delle amministrative dell'anno prossimo. Ci sono i primi nomi che cominciano a circolare, sono tra questi tre soprattutto, dicevamo, Sandro Ambrosi, che ora presidente della Camera di Commercio, ma è stato in passato candidato di AN al Consiglio Comunale, Domenico De Bartolomeo, presidente dei costruttori baresi, e Mimmo Di Paola, ex presidente di Aeroporti di Puglia. I primi due, più direttamente riconducibili a Michele Emiliano, il terzo sarebbe più vicino a Vendola. Ancora
dalle pagine del Corriere del Mezzogiorno. Chiudiamo soltanto con una notizia di cronaca nera: pagava il pizzo al capoclan con denaro e automobili. Vittima titolare di una concessionaria di Estana, arrestato il boss Angelo Notarangelo. Siamo in chiusura, chiudiamo con una notizia di sport che ha del clamoroso: è in corso a Londra il torneo di Wimbledon sull'erba, probabilmente il più famoso torneo del mondo. Sono fuori sia Roger Federer che Maria Sharapova, due dei primi nel capo maschile femminile, due teste di serie e due dei primi al mondo nel ranking, appunto. Sì, credo che i giornali ci raccontano ancora tante altre cose. Io segnalo intanto l'ultima cosa, giusto l'ultima. Nel Foglio c'è un articolo interessante, ma più che altro un approfondimento interessante, a firma di Claudio Cerasa: la nuova Matteonomics, tasse da abbassare, spending review da non rimandare, produttività da rivoluzionare, la piattaforma di Renzi per conquistare il PD e dettare l'agenda a Letta, svelata dalle slide segrete del suo guru economico. L'approfondimento è lungo, c'è anche un approfondimento sul dossier dell'IRPEF, e insomma l'invito è a leggere. Bene, noi penso che abbiamo concluso. Siamo davvero in chiusura, diamo l'appuntamento a domani. A tutti una buona giornata. A risentirci.